Ciao ragazzi, sono Kuzanko, buona Pasqua a tutti. Volevo farvi vedere questo video di torneo. Ho giocato con questo cinese con il simbolo del drago. E niente, io penso di averla giocata bene, nel senso che ho fatto tutto quello che potevo fare. Allora, si comincia con costruire praticamente risorse. Io ho fatto una caserma, forse ne potevo fare due. E andarsi a prendere con l'omino le casse. L'idea è di andare a prendere queste qua sul confine più velocemente l'avversario. Forse ce ne sono una qua e un'altra forse qua. Solo che, infatti, lui vede, lui va prima a prendere quella lassù, poi per scendere si fa acchiappare la torretta. Eppure qua io volevo andare a prendere questa. Qua gli fa, si fa ammazzare l'omino. Però ne arriva un altro. E questo qua la prende la cassa e io non sono arrivato in tempo, quindi vabbè. Poi vabbè, qua ce n'è un'altra, insomma, vai a prendere tutte le casse. Poi vai avanti così, diciamo fino a 5 minuti più o meno mi sono dato come idea. Lui qua non ho capito perché mandassi omini in giro a farsi sparare, secondo me per capire dove sono le postazioni della difesa. E poi niente, a un certo punto, verso i 5 minuti, comincio a produrre i centri di costruzione, le fabbriche, eccetera. E chiaramente sapevo che Eddie ha detto, il generale Eddie ha detto che da sopra si può mandare l'elicotterino. E io ne mando un paio. Ho detto, vabbè, visto che ci sto, insomma, invece di mandarne uno, ne mando due. Forse se ne mandi 3 o 4 anche meglio. Cioè, se ci, dipende, se ce l'avete forti, mi fanno un po' schifo. E niente, li mando qua su, qua sto minando con gli armadilli. Poi sto cominciando a fare le artiglierie per, diciamo, liberare qua l'ingresso del, cioè la mia idea era di attaccare da qua. Ovviamente non era così che si faceva in questa mappa, conveniva attaccare o da qua o da ancora più su. Perché le basi sono incrociate, una sta qui e una sta lì, ma io non lo sapevo ancora perché non ho mai giocato a questa cosa. Quindi entro con gli elicotteri e ho detto, vabbè, fammi cercare di fare un po' di casino, insomma, di cercare di buttare giù la cosa elettrica, ma arriva con i bazooka che tirano giù gli elicotteri, quindi non è cosa, insomma, stare qui, leviamoci da mezzo. E lui qua, insomma, comincia a vedere cosa sta facendo, quindi sta facendo martelli, 2 Zeus, 3 Zeus, 4 Zeus, 5 Zeus, insomma, parecchi Zeus. E qua io cerco di mandare via gli elicotteri. Questo qua, l'ultimo, viene acchiappato da sta batteria antiaerea qua. E niente da fare, insomma, crepa pure questo qua. Nel frattempo ci siamo messi al lavoro qua con i mammut e stiamo cercando di distruggere. Sì, ovviamente non ho nessuna intenzione di attaccare con queste poche sparute forze che ho. Ma la mia idea, diciamo, è quella di buttare giù i bunker e tutte le cose che stanno qua e poi ritirarmi. Solo che praticamente faccio sta bellissima cosa, forse distruggo pure quella, sì, e poi ho detto, vabbè, non mi posso ritirare. Però mi ero dimenticato di buttare giù questa. Allora io che faccio? Riprendo tre carri Jaguar, ho detto, vabbè, fatemi un giretto là, datevi a distruggere un attimo pure questa. E tornato indietro, veloce. Insomma, e nel frattempo arriva lui. E non ci ho fatto in tempo a tirare dietro i carri giaguaro. Perché questo fa male, questi Zeus. Cioè, io pensavo di farcela proprio. E ne torna solo uno. Nel frattempo questi qua vanno sul campo minato. Si prendono le torrettate delle torrette, distruggono la prima torretta. Io qua sono un po' impreparato, diciamo, cioè non me la sono difesa proprio bene. Distruggono la seconda torretta. Mo' io non c'ho più niente, cioè c'ho i mammut che non ho ancora ben posizionato perché li ho ritirati semplicemente, cioè stanno proprio a farsi in giro. E qualche cecchino e qualche aereo. Che ne ho fatto uno, quello lo mando. E niente, praticamente questo qua, tutti i mammut che sparano, tutti belli allineati.
Però rimango parecchi Zeus da buttare giù. Sto mio giaguaro va a farsi pure lui un giro in bocca al lupo. E qua pure avrei dovuto, secondo me, ritirare l'artiglieria insieme a portarla dietro agli edifici in modo che non si prendiano proprio colpi diretti. Perché quindi, vabbè, certo non mi metto a fare la corazza dei mammut, insomma, comunque farne la macella. E niente, sti Zeus non vanno giù, cioè, mi voglia di sparare, insomma, ma niente, cioè, aeroplani, cioè, due o tre colpi nel cuore, è morto, comunque ho detto, vabbè, basta, facci manita, fa, produciamo a palla, con tutto quello che potesse, diciamo, fare un danno decente a uno Zeus, quindi i granatieri, i giaguari e gli aeroplani. Speriamo che se riusciamo a tirarli giù e piano piano, diciamo, tra aerei, qualche granatiere che, diciamo, qualche colpo lo tira, la torretta qua giù che comunque ogni tanto spara un colpo e questi tre qua vanno giù. Andiamo avanti veloce qua, se no non la finiamo più. Lui qua continua ad attaccare, qua senza, diciamo, raggruppare una massa di forze enorme. Io qua comincio ad avere parecchi aeroplani perché su quelli che ho prodotto prima comincio ho 4 aerei praticamente, parecchi, insomma 4. E mando giù pure questi, lui qua rimane con uno Zeus, io lo inseguo con i miei granatieri, uso pure ricognizione fanteria per farli fare uno sprint e camminare più veloce, ma vanno comunque più lenti dello Zeus, niente da fare. Ricominciamo a fare le difese qua e qua, e voglia di mine che ti metto a sto giro perché non ci sono manco più le torri, quindi vai con le mine. E lui ricomincia, diciamo, a fare la stessa cosa di prima, cioè rifai la massa di Zeus qua enorme. Nel frattempo qua non mi ricordo come è andato a fare gli aeroplani, l'elicottero qua sta ancora a farsi un giro, va bene. E qua lui tiene un'altra volta la massa di esercito pronta ad attaccare. L'armadillo qui viene, diciamo, istruito a evacuare la zona. E niente, si ricomincia. Tutte le mine piazzate. Quattro aerei che li attaccano dall'alto. I giaguari sulla collina che fanno il loro mestiere. Qualche granatiere che ogni tanto scende giù dalla discesa, spara qualche granata e vanno giù pure questi. Stavolta, diciamo, mi sono difeso un poco meglio di prima perché diciamo che ero un po' più preparato. Cioè, chiaramente io prima non mi aspettavo che arrivasse fino a lassù. E quindi poi avanti così. Ah, rifacciamo i giaguari che vanno, vabbè, su a distruggere sto bunker qua. Poi si trovano davanti di Zeus, tutto il resto appresso. E la torre là, quindi non abbiamo niente. Questo lo riusciamo a salvare, no. Vado con gli aerei, ma niente. E rifacciamo le difese. E rifacciamo le. Qua mi sono scordato di mettere le mine qua, perché non capito perché quest'armadillo voleva andare a mettere le mine di là. Poi ho detto no, no, che di là, tu vieni di qua. Chiamo un altro per la taglia a mano. Nel frattempo volevo buttare giù questa antiaerea e cercare di fargli danno qua, ma non è cosa perché gli aerei miei vanno giù. E quindi continuiamo a fare le mine qua e stavolta mi chiamo il Kama. Ho detto vabbè, col Kama faccio una cosa, mi piazzo qua, sopra l'altra collina dall'altro lato. E speravo che stando sulla collina col Kama, diciamo, gli distruggevo questi carri che lui teneva qua. E niente, col cavolo, perché lui comunque alla fine tu poi capisce che devi avanzare, semplicemente basta avanzare col cavolo. E in realtà se lui avanza io dovrei arretrare, solo che non l'ho fatto, vabbè. Però mi chiama pure gli aeroplani da dietro. Arrivano pure gli aeroplani, appunto. Qua. Rimangono il camaleonte che se l'ha data a gambe, i tre cecchini, eccetera, eccetera. E i due aeroplani fanno il loro mestiere, i tre aeroplani, quattro, fanno il loro mestiere di ammazzare si Zeus, e volevo, diciamo, tirare via il Kama da là. Solo che questi due qua continuano ad andare,
Quindi vabbè, fammi riattivare il fumo. Speriamo che gli aerei abbassano sti due qua prima che arrivano qua su. Ma niente, il fumo finisce. Ho detto vabbè, ha perso sto gamma, va. E ricominciamo da capo. Stavolta lo facciamo meglio sto lavoro, no? Rimettiamo tutte le difese qua, belli posizionati a mezzaluna. Mi piace metterli i giaguari in posizione difensiva. Le mine più o meno ci stanno. I mammut li abbiamo messi. Stavolta il camano ce lo teniamo qua. Affettiamoci pure una seconda torre. Si sa mai. E via. E rimettiamo i giaguari a mezzaluna. Po. E facciamo le altre mine. E nel frattempo gli aeroplani li lasciamo qua sopra a sorvolare, a fare casino. Tanto non ho capito perché lui di fare antiaerea. Ma niente, cioè tanto c'ha gli Zeus super potenziati, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Adesso vi faccio notare una cosa. Guardate. Allora, le mie mine fanno 3000 di danno l'una. Guardate lui. Quante mine devo andare sopra prima di morire? Per esempio, prendiamo questo carro, qua sopra una mina, sopra due mine, si prende una valangata di bombe, sopra tre mine e muore. Cioè, praticamente ci vogliono quattro mine, no? Proprio per tirarmi giù con questi cosi. E niente, vabbè, qua poi insomma è difesa abbastanza bene perché cioè, c'è tutto il mondo, stanno sopra la collina, c'è il Kama. Ci sono i granatieri, ci sono gli aeroplani, cioè c'è tutto. E questi vanno giù senza di non fare troppi danni, hanno iniziato a due giaguari e basta. E mo praticamente decido di attaccare. Cioè, fai un po' di truppe, quello le ha perse tutte praticamente, perché vabbè, e attacco. E io non è che attacco per sfizio, attacco perché devo attaccare per forza. Perché praticamente ho 106 PC su 124 e non arrivo a 40 per fare questo. Quindi devo ammazzare qualcuno dei miei, fondamentalmente. Quindi mi prendo un Kama e tutto il resto appresso, i giaguari, è fatto apposta i vari. Li raggruppo un attimo qua e mi voglio infilare nella sua base. Non tanto perché so che tanto li ammazzeranno tutte queste qua, quindi va bene così. Almeno distruggiamo uno Zeus, forse due Zeus, poi qua ce ne stanno altri 4 che poi abbassa, tanto il Kama non finisce pure il fumo, quindi e niente, cerchiamo di salvare qualcosa, teniamo di tanto ormai, a 58 va bene, basta che t'avanzi, insomma, secondo me qua ho sbagliato, perché comunque poi alla fine perdo praticamente tutto, rimane il Kama che muore, quindi non perdo tutto. E questo qua non credo che si è divertito a sparare a sto muro. E poi lo mando praticamente con l'occhio qua sopra per vedere lui che combinerà qua. Tanto non, sopra la collina non mi vede. Ho detto proprio visto che stai là, rimani là. E ricominciamo di nuovo a fare qualcosa. Però lì, la cosa che ricominciamo a fare di più è questo. E quindi praticamente. Qua finisce insomma, perché l'idea è quella di tirare il missile lì. Praticamente l'ho tirato dove lui aveva tutta la produzione. Quindi lui mo si trova praticamente senza soldi. Però continuerà ad avere gli Zeus, quindi di nuovo a fare la difesa qua come prima più o meno, con un po' di mine eccetera eccetera. Mine purtroppo qua non sono riuscito a farne tante. Ho più aerei di prima, mo forse ne tengo tipo 6, una cosa del genere. Qua ci avevo messo un cecchino che saliva a guardare le stelle perché mi stava sparando. Con l'occhio. Di nuovo i giaguari posizionati, i carri suoi si sono andati a fare un giro a guardare il cecchino che stava a fare. E quindi pure qua diciamo le prende e qua poi dopo questo attacco qua che non riesce a fare niente si arrende praticamente. Quindi boh, vabbè, io poi ho diciamo campo libero e alla fine gli distruggo la base, cioè questa non mi ricordo. Questo qua non si era ancora arreso, lo si arrende dopo.
quasi arreso io sicuramente. Ci faccio rimanere secondo me sti roba tanto per. E lui qua non si può. Va bene, ciao ciao.